sapete, come avete letto appunto dalle agenzie, noi ci siamo riferiti esclusivamente con questa appunto tavola rotonda al problema del caso Fondi. Il caso Fondi è un caso nazionale, riguarda appunto la criminalità organizzata che si sta radicando nel territorio laziale, non più nel sud del Lazio, ma proprio nel territorio laziale. Abbiamo segnali forti di presenza appunto nel Viterbese, abbiamo segnali forti laddove ci sono delle costruzioni importanti. Stanno parlando appunto all'interno della Regione Lazio di queste costruzioni importanti che sono naturalmente l'aeroporto e gli aeroporti appunto delle altre province. C'è un problema appunto da risolvere che è quello del MOF, che è il mercato ortofrutticolo di Fondi, è un mercato dove all'interno, che se ne dica, noi abbiamo visto anche la trasmissione appunto di Santoro, c'è chi dice che questo MOF, appunto il mercato ortofrutticolo, non ci sono collusioni all'interno o rapporti con la criminalità organizzata, a noi risulta che il MOF è gestito dalla criminalità organizzata. C'è appunto un presidente che è del Partito Democratico, ma un presidente ombra, è un presidente che per quello che ci riguarda noi abbiamo chiesto un gesto di responsabilità, cioè una dimissione di questo presidente per far luce ad un commissario che magari appunto deve essere preso in mano da un magistrato che viene appunto dal di fuori. Ma ci siamo indignati perché la nostra battaglia appunto ha portato a un primo successo, però è un successo a metà, è il classico bicchiere non mezzo pieno ma è mezzo vuoto, cioè lo scioglimento appunto per dimissioni dei consiglieri comunali porta solo ad alimentare ancora di più la criminalità organizzata a Fondi. Come tutti voi sapete, noi abbiamo chiesto lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, lo abbiamo chiesto noi, l'abbiamo chiesto il prefetto, l'ho chiesto per primo il primo cittadino della legalità, che è Bruno Frattasi, vi invito anche a fargli un applauso per il suo coraggio che ha avuto. L'infiltrazione mafiosa che cosa comporta? Si era sciolto, come noi ce lo auguriamo tutti, perché il governo ha tempo 90 giorni e questi 90 giorni scadono il 9 di dicembre, di accogliere appunto la richiesta di scioglimento del prefetto, lo ripeto, il primo cittadino della legalità, perché due sono le cose, o ha detto tutte bugie, oppure se ha detto la verità, allora nel palazzo del governo c'è qualche persona che rappresenta la criminalità organizzata ed ascolta ed è ascoltata e addirittura fa cambiare quello che un ministro degli interni pochi mesi prima aveva dichiarato, cioè questo comune bisogna scioglierlo per infiltrazione mafiosa, e poi ci ripensa dopo pochi giorni. L'infiltrazione, appunto, lo scioglimento per infiltrazione mafiosa comporta una cosa, che quegli elementi, quei consiglieri comunali non vengono più ricandidati, non si possono ricandidare. Ebbene, questo doveva avvenire circa un anno fa. Il sindaco Parisella non sarebbe stato candidato alle provinciali e non sarebbe stato eletto, sarebbe andato a casa direttamente. Invece adesso è andato a casa come sindaco ma è rimasto come consigliere provinciale. Addirittura si parla della candidatura alle regionali. Ecco, è una sfida allo Stato che stanno lanciando e noi dobbiamo combatterla. Ma c'è qualcuno che pensa ancora che il papello tra lo Stato e la mafia si fa in una stalla di Corleone o in uno scantinato di un quartiere di periferia di Palermo tra ufficiali infedeli dello Stato e boss mafiosi? Ma questa è archeologia, con tutta l'esigenza che abbiamo ovviamente di recuperare tutti i reperti archeologici, perché non vorremmo disperdere i reperti archeologici. E non vorremmo che il tempo finisse con l'essere farabutto, nascondendo ovviamente la possibilità di fare chiarezza su quello che in passato è accaduto nel nostro paese. Ma la legge che ci si accinge ad approvare, così come lo scudo fiscale, sono dei papelli tra Stato e mafia che vengono realizzati con leggi dello Stato. Non in uno scantinato, non in una stalla di Corleone. Ma cosa volete che voi oggi, il crimine organizzato, dal politico? Poi c'è qualche lodevole eccezione, probabilmente in Campania c'è qualche lodevole eccezione, ma normalmente la mafia non chiede al politico di sparare, né di fare il palo, né tantomeno di provvedere ad trasportare la refurtiva dalla banca alla macchina in corso dopo la rapina. La criminalità organizzata chiede
che lo Stato parli il linguaggio che parla questo governo, attraverso lo scudo fiscale, attraverso questa legge, perché passi il messaggio della cultura della illegalità, contrapposta alla cultura della legalità. E allora io credo che sia il caso di denunziare esattamente in questi termini questo provvedimento che il Presidente Di Pietro ha definito atto criminale, ricordando, come purtroppo l'esperienza ci insegna, lo diceva un grande storico, che la vera violenza nella storia non si fa contro la legge, ma con la legge. Ecco qui la ragione per la quale noi, che pure siamo i sostenitori della cultura della legalità, abbiamo ritenuto di raccogliere 1 milione di firme per eliminare quella legge vergogna che era il lodo Alfano. Perché c'è la legge delle leggi, che è esattamente la Costituzione, e fatemi dire fino in fondo, le uniche speranze che abbiamo oggi nel nostro Paese per evitare la morte della democrazia si chiamano Europa e Corte Costituzionale. Se non ci fosse l'Europa e se non ci fosse la Corte Costituzionale, la democrazia in Italia sarebbe già morta, e con leggi come queste l'Italia, se fosse nella condizione, e con leggi come queste l'Italia, se fosse nella condizione di essere candidata ad entrare nell'Unione Europea, non verrebbe ammessa. Altro che Turchia.